Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, di questo nuovo video vi spiego come boostare e ridurre del tutto il lag su Arma 3. Ovviamente io in un server facevo 25 fps, ma grazie ad alcuni metodi che ho trovato sono riuscito a risolvere il lag e ad aumentare un po' gli fps. Ovviamente poi dipende anche da server a server negli online. Quindi se andiamo un attimo sul gioco, uscirà la schedina di Arma 3, parametri. Io ovviamente ho fatto delle modifiche ad alcuni parametri di Arma 3. Scendi fino a giù fino a trovare il conteggio CPU e qui userà i core che ha il tuo processore. Ovviamente per capire quanti core ha il tuo processore vai su gestione, attività, prestazioni, CPU. Eccoli qua. Processori logici 12, cores 6. Ovviamente io ne ho messi 8. Operazione su file, caricamento texture, caricamento geometria. Ovviamente userà tutta la CPU per migliorare così la texture, la geometria e per non avere problemi riguardo ai caricamenti. Poi attiva Hyper-Threading, lo attivate. Scendiamo fino a giù fino a trovare il supporto per pagine grandi abilitato, lo abiliti. Userà sempre la CPU. Limite memoria video. Io ovviamente sulla mia scheda video ho 6 GB di VRAM. Per capire quanta VRAM hai sulla tua scheda video, vai su DX, Diag, questo qua, eseguiamo così il comando, vai su schermo, eccolo qua, memoria visualizzazione della VRAM, 5.981 MB. Limite memoria video, io ne ho messo solamente 4097. Era sul conteggio della CPU e la scheda video. Ovviamente io su Arma 3 non usavo gran parte, non usavo proprio la gran parte della scheda e processore, quindi non faceva niente, non lavoravano su Arma 3 i miei componenti, non andavano molto bene, però grazie alle modifiche dei parametri ora si è tutto risolto. Ora non ci resta che andare direttamente sul gioco e fare delle modifiche stesse sulla grafica. Quindi andiamo un attimo su opzioni, su video, su generale, qualità, texture alta, oggetti alto, terreno alto. Ovviamente io vado a mettere standard sul terreno, sugli oggetti, alto, texture. Io metterei per me estremo, però mi arrangio con alto. Ombre, standard, particelle, standard, nuvole. Standard, HDR standard, ILL dinamica alti, io tengo così impostato. Generale sulla visibilità 2200, oggetti 669, ombre a 100 e PIP 894. Così tengo le mie impostazioni. Basta. E faccio ok. Vado di nuovo su video, schermo, visualizzazione schermo intero, proporzioni 16 noni, Full HD. Sincronizzazione verticale disattivato, dimensione interfaccia che sarebbe questa. Impostazione anti-aliasing e post all'operazione. Poi sull'anti-aliasing, questo qua io metto 4 per, uguale allo stile Arma 2, e filtro anisotropico ultra. Se hai problemi proprio di lag, proprio veramente di lag esagerato, metti su standard. Questo qua. E faccio ok. Una volta fatto, riavvia Arma 3. I parametri sono quelli, le impostazioni grafiche sono queste e come puoi vedere il lag non c'è, gli FPS aumentano, vado fluido, Full HD, quindi se questo video ti è stato utilissimo, queste sono le impostazioni adatte per giocare bene ad Arma 3. Iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!